Siamo qui oggi per presentare l'ultimo romanzo di Sabina Guzzanti, che conoscete tutti. Un applauso. Come si dice, Sabino? Anonymous, giusto? Sì. Vecchi rivoluzionari come giovani robot. Contro giovani robot. Contro? Yes. Che avevo detto per? Con? È vero, no? Allora, diciamo praticamente su di noi, vecchi rivoluzionari contro giovani robot, e poi potrete ovviamente anche leggerlo e acquistarlo. E dovevamo avere a intervistare sul libro Sabina, la nostra comune amica e compagna, Francesca Fornario, che magari mi sta telefonando, e purtroppo ha avuto un guaio familiare, infatti è proprio lei. Sabina, sto presentando il libro in tua vece. Eh? Ah, mi hai mandato le domande su WhatsApp, non ci crederanno. Ok, ok, ciao ciao. Poi dicono il servizio pubblico, questa è l'autrice di Un giorno da pecora che mi comunica che ha mandato le domande su WhatsApp. Perché Maurizio ha letto, quante pagine hai letto? 20, 25? No, sono arrivato un'ottantina. Ah, un'ottantina? No, no, il libro è interessantissimo, detto tra me che non sono Vittorini e neanche Calvino potrebbe essere ingannevole, però ho le domande. Vabbè, comunque non ti preoccupare, io parlo anche senza essere interrogata spesso. Innanzitutto consentimi di dire grazie a Sabina per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitata. Ci sediamo, che dice? Siamo... Direi di sì. Ci vedete bene anche se ci sediamo, vero? Dai, allora iniziamo questo viaggio nella... Beh, vuoi fare una domanda? Puoi far... Vai. C'è una prima domanda, guardate, impegnativa. Comunque, il libro è davvero formidabile. Io ho letto le prime 80 pagine e vi scorrono, dico, scorrono bene bene. Scorrono benissimo, Allora, la tecnologia doveva servire a far fare alle macchine il lavoro degli uomini, così da alleggerirci del carico e lasciarci più tempo libero. Ci troviamo però con l'algoritmo che assegna le consegne ai riders, il GPS per monitorare la velocità di movimenti dei lavoratori nei magazzini, Amazon e non solo, un altro algoritmo che piazza i docenti nelle scuole secondo criteri che penalizzano gli insegnanti. Che cosa è andato storto? Allora, questo è sicuramente un tema centrale. Poi magari parliamo anche un po' di vi racconto anche un po' di che parla il libro, perché appunto il libro non è un saggio sull'intelligenza, esatto, artificiale, è un romanzo con una protagonista che comunque è una data scientist, cioè una di quelle che ha studiato anche machine learning, che sarebbero le materie, tra le materie che bisogna studiare per creare intelligenza artificiale. E la protagonista, e adesso arriviamo anche alle cogenti questioni che pone la compagna Fornario. Quindi, tanto per insomma, prima capire un po' qual è la storia, che forse in breve, non la faccio lunga. Se no lo racconto io, se vuoi tardi il finale. E dai, se c'è qualcuno tra il pubblico che ha letto il libro e vuole... No, siamo felicissimi così. E allora, questa è una, quindi è una che ha creato intelligenza artificiale per tutta la vita. Arriva sulla cinquantina, già un po' sente che è sull'orlo della rottamazione, perché è un mondo molto competitivo, molto giovanilista questo della tecnologia in generale, eppure su questo è un argomento che possiamo approfondire, e perché, che qual è la fregatura di del giovanilismo. Lei, come capita spesso alle persone che lavorano in quest'ambito, è arrivata a una certa età come una sorta di pentimento. Tutti quelli, per esempio, che hanno creato Google, Facebook, cioè tanti, ma insomma personaggi anche importantissimi
della Silicon Valley, arrivano a una certa età e si pentono, dicono abbiamo creato dei mostri, scrivono libri, fermatevi, chiudete tutti gli account, questa roba è pericolosa, questa roba fa male. Anche quando è uscita ChatGPT, addirittura ci fu un appello firmato da 300 scienziati, eccetera eccetera, a rischio di estinzione per l'umanità, addirittura disse, insomma, l'hanno sparata. E comunque di intelligenza artificiale si parla da... La protagonista del libro non è così radicale sulle prime, nel senso che pensa a un progetto etico che si occupi di includere tutte le persone che restano escluse dalla tecnologia, che sono sicuramente le persone anziane che non reggono il passo, che non sono nate in questo mondo, ma anche tantissime altre persone, perché ci sono persone negate, persone che la odiano per partito preso, cioè c'è tanta gente che non ha magari questo talento, e in un mondo che diventa sempre più informatizzato significa l'emarginazione totale, cioè non puoi accedere né alla sanità né alla pensione, al diritto di voto, cioè ormai sta progressivamente, passa sempre più tutto per internet. Il libro non è fantascienza come quello precedente, nel senso ambientato nel 2029, cioè un futurino, alla Black Mirror, fra qualche anno, c'è cioè un futuro che è già arrivato, perché comunque quando ho iniziato a scrivere di intelligenza artificiale ancora non si parlava, quando è uscito il libro c'è stata appunto l'esplosione, perché è uscita ChatGPT, che comunque rappresenta un salto importantissimo in questo campo, eppure questo, se vogliamo, lo possiamo approfondire. Ora, la questione politica che riguarda tutto lo sviluppo tecnologico è sempre la stessa, cioè la tecnologia ci viene presentata come se fosse il progresso, cioè una specie di evento ineluttabile, per lo più miracoloso, appunto, che rende la vita migliore, ma questa è propaganda, ovviamente. Di tecnologia non ce n'è una sola possibile, la tecnologia è una roba che inventano gli esseri umani, l'intelligenza artificiale e gli algoritmi sono programmati dagli esseri umani, quindi gli algoritmi hanno una finalità che spesso è, tra l'altro, oscura, perché le aziende private non li rendono trasparenti, quindi la questione che poneva Francesca è una questione che si stanno cominciando a porre anche i sindacati, difendere i lavoratori dagli algoritmi. Tu non sai con quale criterio è stato programmato, è l'algoritmo che decide se assumerti o non assumerti, non saprai mai se non ti assume perché ti discrimina per sesso, religione o quello che sia. Quindi questo è uno dei problemi, appunto, Amazon, i lavoratori che stanno sotto gli algoritmi, insomma, se la passano ovviamente malissimo, nel senso è una macchina che però appunto ha una finalità, noi questo non l'abbiamo ancora capito del tutto, no? Parleremo magari dopo anche dei social network, che pure quelli sono guidati da algoritmi, quindi comunque da intelligenze artificiali, noi li prendiamo come se... No, quanto ci hanno cambiato la vita i social network? Quanto hanno cambiato la politica i social network? Cioè, nel senso, è da quando c'è Facebook che non scendiamo più in piazza, perché ci siamo convinti che mettere un cuoricino sia fare il nostro... cioè, sia come fare politica, no? E siamo diventati completamente impotenti. Quella è una cosa guidata da un algoritmo, cioè che è programmata ed ha delle finalità molto precise, e chi si illude di utilizzarla con altre finalità deve sapere che sta cercando di usare una macchina che è fatta per uno scopo, è come l'automobile, tu cioè, la puoi usare per camminare, se pensi di farci il caffè non ce lo puoi fare, perché quella è fatta per quell'obiettivo. Quindi il discorso fondamentale su questi temi, che sono così nuovi per l'opinione pubblica, è innanzitutto acquisire un po' di consapevolezza, sapere di che si tratta più o meno, qual è la logica e quali sono le problematiche anche politiche connesse. Senti, sempre per interpretato, siamo nell'epoca della somministrazione del lavoro interinale, quindi c'è anche... Ma puoi anche fare delle domande, sì, tue spontanee, con le tue 80 pagine. No, però prima faccio quel... No, a proposito, comunque il libro
è anche divertente, non prendetelo come un saggio di Grundrisse. Nel tuo romanzo torna il tema dello scontro generazionale, chiede la nostra amica, sul quale si è costruita tanta retorica politica. Il governo Monti erano i vecchi che rubavano le pensioni ai precari, Renzi rottamava i dirigenti anziani che tarpavano le ali ai giovani, tu invece cambi, rovesci la cosa e sono i vecchi i rivoluzionari. Beh sì, rovescio la cosa, diciamo un libro, il tema del libro si può dire che sia il pregiudizio declinato in vari modi, cioè appunto il pregiudizio sull'età, perché la protagonista comincia verso una certa età e comincia a diventare un problema, perché le persone anziane sono escluse dalla tecnologia, perché appunto questa cosa del giovanilismo l'abbiamo sperimentata anche in politica, dove porta, cioè comunque c'è qualcosa di odioso da una parte. Ovviamente dare spazio ai giovani è una cosa sacrosanta e ottima, dall'altra c'è qualcosa di inquietante, no? Nel dire voi no, voi siete vecchi, voi... è una cosa un po' nazista, no? Che oltretutto che sfascia l'equilibrio che tutto sommato ha permesso agli esseri umani di evolverci, noi ci evolviamo attraverso la cultura, una memoria che viene trasmessa, non c'è bisogno di aspettare che i geni facciano, impieghino migliaia d'anni per fare, perché tua madre, tuo nonno ti dice, no? E ti dice anche, guarda che appunto qua abbiamo fatto delle battaglie, per esempio, cioè questa cosa di, è anche il motivo, uno dei motivi, no, per cui questi che si pentono della Silicon Valley, si pentono da grandi, perché da ragazzini è facile fotterli, nel senso il giovanilismo è fatto anche per sfruttare meglio i giovani, ovviamente, oltre che per liberarsi delle persone che già sanno. Quando sono operai li dissangui con algoritmi che sono mille volte peggio dei caporali che c'erano una volta alla Fiat, quando sono invece creativi gli riempi di soldi, gli dà un po' di gratificazioni, li fai sentire delle divinità, gli dici stiamo lavorando per l'amicizia, per i legami di amicizia, come se Facebook, no? Come se fosse una cosa per i legami d'amicizia, abbiamo visto, insomma, all'atto pratico è uno, è uno dei motivi di maggiore rottura del mondo relazionale, i social network lo sono, cioè produttori di solitudine soprattutto e di isolamento, programmaticamente, programmati per quello. E quindi nel libro ovviamente c'è questo gioco, appunto, che gli anziani, cioè quegli hacker che normalmente sono sempre dei ragazzini, in questo libro sono anche anziani, poi insomma sono un gruppo misterioso che si scoprirà, ma che comunque seminano sicuramente con queste maschere da vecchi riescono a creare una discreta, come dire, insomma, riescono a spaventare, perché comunque è l'opposto di quello, Anonymous, il titolo appunto sì, deriva da questo, e ci sono anche altri pregiudizi nel libro, c'è per esempio un campo rom che porterà a una serie di scoperte, conseguenze, che un campo rom che sta proprio vicino, come spessissimo capita insomma nelle grandi metropoli, c'è questo condominio in cui va a vivere la scienziata, che è il primo condominio interamente gestito dall'intelligenza artificiale, un posto pazzesco di lusso estremo in cui tutti gli elettrodomestici sono intelligenti, parlano, e la casa si pulisce da sola, paga le bollette da sola, si ripara da sola, il frigorifero è il pezzo più importante di tutti, che riesce non solo a ordinare tutti i prodotti che ti mancano in tempo dal negoziante col miglior rapporto qualità-prezzo, con la garanzia su tutti i nutrienti, ma si collega anche con la bilancia intelligente che ti dice cosa assimili e su quella base ti fa la dieta, e ti si collega con il cesso intelligente che ti fa l'analisi delle urine e delle feci e ti dice ogni volta cosa puoi, cioè quali integratori, eccetera eccetera. Quindi una cosa presentata come paradisiaca, e come sempre vengono presentate in tutti gli ambiti queste innovazioni fatte per
renderci più produttivi, come diceva anche Francesca, risparmiare tempo. Tu non devi fare più niente a casa, lo slogan è la casa che pensa, ci pensa da sola. E poi però ovviamente le cose non andranno così lisce come uno se lo poteva immaginare. La casa delle libertà, la casa che pensa. Sì. Adesso c'è una domanda che ci pone Francesca. Sabina è regista, attrice, autrice, ora scrittrice. Domanda, ma perché è l'unica cosa che ti lasciano ancora fare? Beh, per adesso. E continuiamo. Io continuo a dire, il libro è molto interessante, soprattutto questa casa a me è piaciuta moltissimo perché io sono molto pigro, quindi è un sogno. Cioè, diciamo anche degli aspetti, non so quanto costi, ma insomma, perché il condominio è molto costoso, quindi però insomma, se si faranno è bene che siano garantite a tutti, insomma, però la vedo un po' difficile. Lei dice la sedicente sinistra, non siamo noi ovviamente, nel senso di quella che i giornali chiamano sinistra, pure se ha fatto innumerevoli governi con Berlusconi, la Lega oggi accusa il governo di destra di monopolizzare la RAI facendo fuori le voci non gradite. Fu però proprio, e cita Lucia Annunziata, fu però proprio Lucia Annunziata, risentita per la tua imitazione, a farti fuori dalla RAI. Questa domanda, diciamo, esula. Sì, direi di sì. Come la, no, la domanda è, c'è più censura oggi o allora? No, beh. Ok, a parlare del libro, sinceramente, sì. Questa domanda ho mica peraltro e ho risposto censura, quelle 7700 volte a queste domande, sinceramente, mi sembra, tutte le volte che rispondo, mi sembra essere un pesce muto, perché quando una cosa la dici 75.000 volte e ti continuano a chiedere, la sensazione è un po' che sia inutile parlare. Quindi parlerei del libro, no, mica peraltro. La censura c'è, cioè, indubbiamente, ma non è questa, non è censura, è occupazione, è quella cosa appunto che comunque fa anche, cioè, che fa anche l'intelligenza artificiale, questa questione di occupare la narrazione, no? Voi ancora non vi siete concentrati su creare una nuova narrazione della sinistra, vi concentrerete prima o poi. C'è tempo. Ma questa cosa di creare una narrazione è fondamentale ed è il terreno di conquista di tutti quelli che vogliono prendere il potere, comprese le multinazionali che producono le intelligenze artificiali, no? Quello, anche l'intelligenza artificiale costruisce una narrazione che è una narrazione in cui c'è un uomo medio che è un dato statistico, che è quello a cui finiamo per diventa il nostro obiettivo, ma diventa il nostro obiettivo perché veniamo in qualche modo anche noi programmati dall'intelligenza artificiale, nel senso che noi, cioè gli esseri umani, per gli esseri umani il racconto è una cosa importante, è sempre stata una cosa importante, nel senso che è un processo di conoscenza, è un processo di evoluzione, è il modo in cui impariamo, non è una cosa qualsiasi il racconto, quindi questa cosa della narrazione è quella che si chiama identità, quando si dice, no, che la storia la raccontano i vincitori, cioè comunque qualsiasi tipo di racconto è una forma di potere. Ora questa nuova forma di potere, che diventa una forma di potere gestita da un'intelligenza artificiale, perché di questo stiamo parlando, c'è tutta Hollywood in sciopero, noi qua siamo sempre un po', come dire, spostati su delle minchiate senza senso, ma insomma, cioè, stanno succedendo delle cose davvero rivoluzionarie e non belle, ovviamente non belle per quale motivo? Perché l'intelligenza artificiale è gestita da 4 multinazionali, cioè non si può lasciare una cosa del genere in mano a 4 privati o pazzi, cioè uno è Elon Musk, l'altro è Zuckerberg, cioè comunque parliamo anche di
di persone, cioè, ovviamente, cioè comunque quando una persona raggiunge quei livelli di potere è difficile che mantenga un equilibrio psichico decente, ma non è pensabile, e la cosa assurda è questa, che tu lasci una roba del genere in mano a quattro persone che ovviamente la utilizzano per i loro fini, per fini di profitto. Puoi utilizzare una cosa del genere che appunto crea narrazioni, identità, racchiude tutto il sapere, lo coordina in mano a quattro privati? Questo è il punto politico della faccenda. E il motivo, se puoi fare delle domande puoi farmi, guardi così, no, non so se è una forma di... Però appunto, cioè, spunti di riflessione ce ne sono davvero tanti. Per esempio le piattaforme, tutti quanti immagino vedrete film, serie TV sulle piattaforme, avrete questa esperienza. Tu no. Sei contro Netflix, ti opponi. Vabbè, comunque sai cos'è. E se no, torna la prossima volta. Ora, cioè, sono cambiati i film e le serie nel corso degli anni, ci avete fatto caso anche voi. C'è una per esempio... i colpi di scena, no? Quelle cose che servono per tenerci incollati là, sono molti di più, sono molto più a cazzo, se mi posso permettere, cioè a volte sono brillanti, sono sempre molto forti, ma nella maggior parte dei casi sono anche troppo forti, che significa che poi non riesci a costruire il resto del racconto in modo coerente rispetto a quel colpo di scena. Quindi le storie sono spesso insoddisfacenti, perché appunto io sono contenta se te mi fai vedere che un cavallo a un certo punto parla, ma poi se non me lo rendi verosimile, se no è, alla fine penso ho perso, no? 10 ore di vita a guardare questa cosa senza senso. Tutto, cioè, i meccanismi, ma vale anche per l'informazione, insomma, di questo tipo di narrazione, sono tutti abbastanza centrati sulla manipolazione ormonale, al di là del fatto che poi la webcam legge le rossore sulle guance, dilatazione delle pupille e cose del genere, ma anche se non c'è neanche bisogno, ma l'obiettivo sono le scariche, produrre, e anche i social network funzionano così, produrre scariche di adrenalina, dopamina, endorfina, ossitocina, cioè sono tutte quelle scariche di roba che creano dipendenza, che fanno sì che tu stia appiccicato là il più a lungo possibile. Le cose negative ci tengono attaccati di più, perché così siamo fatti, no? Ragione per cui se tu leggi un commento positivo su Facebook, sì, un sorriso, un pizzichino di dopamina ti arriva, però se leggi un commento negativo ti rovina tutta la giornata, ci pensi continuamente, ed è comunque un motivo per stare là. Loro non gliene frega niente, no, per quale motivo tu stai là. L'importante è che tu stia là, perché sul web quello che viene monetizzato è il minutaggio, è quello che si trasforma in denaro. Più tempo ci stai, più la cosa vale. Il video su YouTube, tutte le statistiche, chi lavora su questa roba lo sa, ti vai a guardare quanti, sì, il video ci ha avuto 10.000 visualizzazioni, ma la media è di quanti secondi, e quello, chiaramente anche quello viene monetizzato. Quindi cioè mi sono domandata quanto può cambiare la nostra società nel momento in cui le storie che prima servivano appunto a trasmettere sapere, a elaborare traumi, voglio giacere con mia madre, è giusto, non è giusto, beh guarda, pensiamoci, voglio uccidere mio padre, Wes. No, quelle, elaborare le pulsioni emotive profonde, a questo servivano le storie. Adesso le storie servono a tenerci incollati, a tenerci prigionieri sostanzialmente. Io, cioè, poi me le guardo, cioè, non sono contro la tecnologia, la uso ChatGPT, quando guardo una serie mi guardo minimo una stagione al giorno, però mi capita spesso di dire ma perché sto qua? Oppure di piangere e domandarmi ma per quale cazzo di motivo sto piangendo per questa cosa che è prevedibile, risaputa, non sono manco d'accordo, eppure piangi perché sono, cioè perché i meccanismi
della drammaturgia ormai sono, li possediamo molto bene, tutti li possiedono i pubblicitari, li possiedono i politici, vale lo stesso purtroppo ma anche per l'informazione, oltretutto i giornalisti sono fra le moltissime categorie molto facilmente sostituibili dall'intelligenza artificiale. Soprattutto quelli italiani. No, tutti purtroppo, comunque sì, soprattutto quelli che obbediscono, che però sono la maggior parte. Certamente, comunque se tu devi fare quello che ti dicono di fare, una macchina sicuramente lo fa meglio di un essere umano, ma soprattutto se devi sapere cosa il tuo target, qual è la parola chiave per acchiappare le persone che la pensano come te, lo sa meglio una macchina di quanto non lo sai te, lo puoi intuire, ok, ma quella lo sa per certo, no? Quindi, ma dico anche la nostra informazione, noi abbiamo, perché abbiamo parlato un mese e mezzo di Vannacci, che non ce ne può fregare di meno, e per dire, ma perché stiamo parlando di Vannacci, ma perché continuiamo a parlare di Vannacci, ma gli facciamo solo vendere il libro e continuiamo, eppure non potevamo non parlare di Vannacci, cioè quelli che fanno informazione non è che possono, io l'ho anche detestati per tanto tempo, cioè, ora capisco sinceramente non potrebbero fare diversamente, cioè nel senso sì puoi farlo ma ti licenziano, non funziona, cioè nel senso sono anche là, è una questione, la logica, anche se gli ascolti non sono regolati dagli algoritmi, lo saranno presto, ma dico la logica è comunque quella, il click te lo porta a quel genere di cosa là. Se tu provi a scrivere su Facebook, cioè tu su Facebook quando si dice la censura, le cose, cioè c'è una sola cosa che viene censurata su Facebook, veramente, ed è qualsiasi forma di minima complessità, cioè nessuno ha mai scritto, vi sfido a trovare, un post di chiunque che contenga un minimo di sfumature di pensiero, che si sia diffuso in lungo e in largo, non può essere diffuso, si possono solo quelli con le lettere maiuscole, cioè tu devi comportarti come un coglione per raggiungere più persone possibili, anche se magari non lo sei, io pure l'ho fatto, tutti quelli che usano Facebook, abbiamo fatto tutti, nel senso poi c'è il social media manager che ti spiega se vuoi che il tuo post arrivi a più persone devi comunque puntare su rabbia, cose del genere, altrimenti non si diffonde e là non c'è niente da fare, dice ma io posso, non puoi fare una cosa diversa là, perché quella è una macchina che è fatta per diffondere un'altra cosa. E purtroppo io lo so perché scrivo dei post tipo che sono dei trattati di economia. E c'hai 4 like. Capito? No, arrivano anche a 1000, ma sono, io lo capisco, è tutta solidarietà, gente viene là, poi sei interrogati sul contenuto del post e da vedersi, pensa che ho fatto un post Pasolini contro Vannacci, ah, ha fatto più di 2000 like, però secondo me solo per la foto di Pasolini, poi saranno tutti mandati chissà come va a finire. Ti volevo chiedere però, secondo te rispetto a questa semplificazione, lo dico, lo chiedo per consiglio perché tu di comunicazione te ne intendi più di noi, che francamente non siamo molto brillanti, ma secondo te noi, avevi questo sospetto, ma secondo te quelli come noi devono semplificare per cercare di stare a voi in che gioco? Senso? Quasi qualifichi? Non dico solo Rifondazione, insomma quelli un po' quelli di sinistra, radicali, i comunisti, non lo so, i pacifisti, gli ecologisti, insomma quelli che non sono, diciamo, nel mainstream, per entrarci secondo te devono semplificare o è troppo facile questa soluzione? Cioè siamo troppo tediosi o forse non riusciamo a produrre intensità emotiva tale da rompere questa regola con una narrazione diversa? Quelli di sinistra, secondo me, dovrebbero combattere le multinazionali, mettere un tetto alla ricchezza, togliergli la possibilità di gestire l'intelligenza artificiale, pretendere che i dati che ci hanno rubato, i soldi fatti con i dati che ci hanno rubato, ci vengano restituiti, perché comunque il capitale delle FAG, Facebook, Amazon, Apple e Google, è
capitale cioè fatto da un, nasce da un, dal furto dei nostri dati. I soldi l'hanno fatti così, non è che l'hanno fatti con gli annunci pubblici, cioè, il grosso dei soldi viene da là, e lo, i dati sono il petrolio della nostra epoca, cioè è nel momento in cui la sinistra si mette a fare questi ragionamenti di marketing, come posso ottenere visibilità, come la colonnina destra, ti ricordi non so in che anno, di Repubblica che è uscita sul web con tutte le minchiate, è quello secondo me che ha rovinato la sinistra, perché se ragioniamo con la stessa logica di quelli che dovrebbero essere i nostri nemici, poi diventi per forza come loro, appunto non c'è un modo, se vuoi entrare nel mainstream non dovrebbe essere quello l'obiettivo di entrare nel mainstream, penso, dovrebbe essere quello di, se non altro, sbugiardare il meccanismo per cui si entra nel mainstream, impedire, no, perché quello, cioè, il mainstream è appunto la narrazione del mercato. Io sono completamente d'accordo con lei, infatti se avessi il 30% e andassi al governo farei Facebook del popolo come voleva fare Corbyn. Hanno massacrato un partito dei suoi, che fece, se te lo ricordi, disse: ma se ci sono le piattaforme bene, ma devono essere pubbliche, non possono essere proprietà, certo, di Zuckerberg. Ovvio, per esempio quello, certo, per esempio. Io ovviamente, cioè, puoi fare una piattaforma, voglio dire, questi qua, c'è questo libro di Lanier che si intitola 10 ragioni per chiudere subito tutti i propri account, un libricino così che vi consiglio caldamente, in cui ti spiega che quello è fatto per farci stare male, perché più stiamo male più loro guadagnano, cioè si può accettare che una multinazionale guadagni producendo infelicità, o andrebbe proibito, andrebbero fatte delle battaglie in questo senso. L'intelligenza artificiale è il frutto dell'intelletto umano, dovrebbe usare, come diceva Francesca, potrebbe sollevarci tutti dal lavoro. Perché dobbiamo continuare, per esempio, a dire questa cosa, il lavoro, il lavoro, il lavoro, nella maggior parte dei casi è schiavitù. Se una macchina lavora al posto nostro va benissimo, però i soldi vanno distribuiti, quello è l'unico punto, non è un problema che le macchine facciano il nostro lavoro, no? Ma perché quei soldi devono essere, lo so che sono battaglie difficili, però secondo me sono battaglie che vanno fatte con una certa... Sì, secondo me sono battaglie comunque che nessuno ha mai provato a fare. O sbaglio? Ma io penso... Sbaglio, però voglio dire a livelli un po'... cioè no, con un po' di concentrazione. Chi le prova a fare, diciamo, non entra nel mainstream di solito, anche magari molti di voi non lo aiutano a entrarci, e ci vanno quelli che lavorano per le multinazionali, scusate, ma la verità va detta, cioè nel senso che nei nostri paesi, quello che diceva Sabina, che... la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro, utilizzare le tecnologie per liberare il lavoro e ridistribuirlo, e quindi non fare in modo che pochi lavorano 15 ore precari e altri fanno i disoccupati, dovrebbe essere la BC della sinistra. Però la sinistra, per la maggioranza delle persone, anche grazie al mainstream che gira, sono quelli che invece hanno lavorato per quelle multinazionali, anziché competono per mettersi al servizio. Quindi io domandavo non a nome di quella che viene chiamata la sinistra, di cui io penso che, almeno personalmente, ma anche il mio partito, non facciamo più parte da tanto tempo ormai, ma la sinistra come dovrebbe essere, che è quella che dovrebbe dire le cose che dice Sabina, per esempio, che tutti questi cambiamenti tecnologici dovrebbero essere progressi tecnologici, dovrebbero essere utilizzati per il benessere collettivo. Ti chiedo sempre una cosa, dato che sono d'accordo con te, però è un'idea vecchia, devo dire, non è che me la sono inventata io né Sabina, nel senso che Karl Marx diceva che a un certo punto l'intelligenza e il sapere generale sarà tale che sfruttare il lavoro sarà poca cosa, perché la scienza, la tecnologia, il sapere generale ci consentirà di lavorare tutti poco e diventare tutti esseri umani più intelligenti, più creativi. Anche questa possibilità però richiede che qualcuno faccia in modo che invece che tutta questa produttività non se la prendono i miliardari pure un po' stralunati come Elon Musk, e là c'è la difficoltà, e credo che insomma
per questo non riusciamo anche a comunicarla, saremo pure noi un po' poco avvezzi, però forse anche il fatto che quelli che comunicano e costruiscono il discorso generale, il contesto del discorso, fanno in modo che le voci diverse non appaiono. Vabbè, però questo l'abbiamo capito, io pure l'ho capito, certo, se uno tu dice delle cose diverse non puoi andare nel mainstream, cioè io l'ho provato anche così, a titolo sperimentale, ho detto ma vediamo, esatto. Effettivamente, tu hai fatto. Ho fatto l'esperimento, no? Effettivamente, se dici delle cose diverse, succedono e non sempre. Ok, l'abbiamo, sono anni che quindi dobbiamo trovare un'altra strada. Esatto, dobbiamo trovare una soluzione, per questo il libro è inutile insistere da quella parte e lamentarsi che sia così. È così, no, però l'hanno capito anche in tanti. Esatto, adesso siamo nella parte 2, quella di vedere come facciamo il proseguo della puntata. Ti voglio dire una cosa. Se ho ben capito, correggimi se mi sbaglio. Comunque dalle prime pagine del libro si capisce abbastanza il tono divertito. Tu non hai l'approccio che è il rifiuto della tecnologia, che hanno molti. No. Tu dici sostanzialmente la tecnologia la possiamo usare, non so come finisce il libro, quindi, però la possiamo usare in un senso o in un altro, ma i nonni rivoluzionari che progetto hanno? I nonni rivoluzionari sono anarco-insurrezionalisti, hanno delle idee chiaramente di quel tipo. No, perché se no mancano i protagonisti. No, non sono i protagonisti, la protagonista è la scienziata, insomma. Rimane lei, sì, rimane lei, loro appunto dicono queste cose qua, insomma, che coincidono stranamente col pensiero dell'autrice, che appunto la tecnologia dovrebbe essere al servizio degli esseri umani, dovrebbe essere programmata per rendere le nostre vite migliori e non invece per trasformarci in macchine, perché poi, cioè, posso fare un altro pensiero filosofico. Ieri sono stata al Festival del Pensare, ormai sono sdoganata come pensatrice ambulante, e, cioè, no, io ho mi sono domandata, macchina si dice anche robot, si dice anche automa, cioè una persona che si comporta in modo automatico, cioè che non ha quindi la capacità di scegliere, spingi un bottone, fa così, spingi un bottone, fa cos'ha, questo è un automa. Noi non stiamo diventando quella cosa là, perché quando c'è uno dei dibattiti sull'intelligenza artificiale, quando è uscita, è le macchine diventeranno, prenderanno il potere perché diventeranno più intelligenti di noi, che mi sembra, sinceramente, per quel poco che ho capito, non mi sembra verosimile. Sinceramente, se qualcuno fosse più intelligente di noi, secondo me sarebbe una notizia positiva comunque, e non mi spaventerebbe. A me sembra invece che il problema sia che siamo noi che ci trasformiamo in macchine. Comunque, cioè, gli esseri umani sono molto plastici. Questo è una, per esempio, è una nozione che non c'è così chiara, no? Cioè, ancora crediamo che esista un'identità, che noi siamo in un modo, noi siamo in un altro, cioè abbiamo questo cervello che tutto il tempo ci racconta: io sono così, sono andato a scuola, ero così, da bambino ero così, mia mamma mi ha detto che, mia mimichetti è, e certo io sono così. Ce la costruiamo continuamente questa identità, però la verità, se noi tenessimo un diario, è che scopriremmo che ci comportiamo in modi molto diversi, in circostanze diverse, cioè non è così vero, cioè le nostre identità sono anche tante e sono anche cangianti, tant'è che appunto anche a livello collettivo gli esseri umani possono essere persone meravigliose, se vedi un concerto stupendo, o possono essere nazisti che salutano Hitler, sono sempre esse, cioè comunque quelle persone 20 anni prima non erano così e 20 anni dopo non sono così, quindi questo fatto che gli esseri umani sono cambiamo tanto è una nozione che sicuramente chi gestisce il potere conosce bene, i pubblicitari se ne sono accorti dagli anni 60, che non, il fatto di essere a contatto con questo tipo di tecnologia, che cosa produce? Innanzitutto produce una assenza dalla realtà. Cioè questo è un dato proprio che credo abbiamo tutti, i ragazzini che stanno, ma anche sali in metro e vedi tutti che con la faccia sul cellulare, quella cosa là, cioè
quando siamo davanti a un dispositivo qualsiasi, non siamo esattamente nel presente. Tant'è che quando poi ti togli la faccia, ci metti pure un secondo a capire dove sei, no? Cioè siamo da un'altra, la nostra mente sta da un'altra parte, non siamo qua, non ci accorgiamo di quello che c'è attorno, delle persone che ci sono, non ci stiamo. Ora, se noi pensiamo a tutto il tempo che passiamo a lavorare e quindi regaliamo il nostro tempo, nella maggior parte dei casi, a qualcun altro, poi stiamo davanti al cellulare tutti più o meno 5-6 ore, poi davanti alla televisione, a uno schermo, eccetera, comunque tante ore, poi siamo a rimuginare pure là, non nel presente, perché stiamo con la capoccia nel passato, nel futuro, angosciandoci o recriminando, eccetera, eccetera, ti svegli alle 4 di notte, quello che avresti dovuto dire se fossi stato presente, ma non eri presente, è successa una cosa, hai risposto per reazione, in modo automatico, cioè non siamo più capaci, infatti, di agire. Cioè una delle questioni che mi ha portato a approfondire questa roba sono proprio gli incontri con il pubblico, che da un certo punto in poi, appunto da quando sono uscita dal mainstream, sono ovviamente aumentati, perché non stando più in televisione, se faccio un film, un libro, qualsiasi cosa faccio, giro e incontro il pubblico di persona, non potendo incontrarlo via etere, e ci sono sempre, alla fine, le domande e le risposte ora sono abolite. La domanda più frequente che mi ha davvero turbata, perché poi con gli anni è diventata sempre più pressante, sempre più strana, è: dici cosa dobbiamo fare, secondo te cosa dobbiamo, tu che cosa puoi fare, voi che cosa potete fare, arriverà un leader, chi potrebbe essere il leader che ci salva, chi potrebbe essere la persona. Siccome mi sono accorta che comunque anch'io un po', cioè avrei fatto forse a qualcun altro la stessa domanda, cioè mi sono accorta che di fronte a un qualsiasi problema, anche per me, ma mi pare anche per molti altri, è più, come dire, facile pensare che possa arrivare Batman piuttosto che pensare che io posso fare qualcosa, perché il pensiero che io possa, cioè mi sembra una cosa che davvero mi fa venire il panico, non so come fare, e implicherebbe mettermi in relazione, se fai politica, con altre persone, non so come fare. È una cosa che proprio escludiamo dal raggio delle possibili soluzioni. E questo fatto, appunto, di essere diventati incapaci di agire, incapaci, ha a che fare anche con non essere nel presente, perché l'azione è possibile solo nella sfera del presente, in altre sfere non c'è dato, e appunto che reagiamo e basta, perché incapaci di agire, cioè per stare nel presente vuol dire anche sentire, cioè per scegliere tu devi prima sentire, ma per sentire devi essere in te, e vedo che anche le piccole scelte sono sempre più difficili, cioè anche perché abbiamo talmente tanto l'idea di come dovremmo essere, di come sarebbe meglio che fossimo, cioè che non abbiamo più la capacità, siamo tutti proiettati verso l'esterno, verso un'altra cosa, non abbiamo più la capacità di sentire. Se non senti niente, non puoi scegliere, ti manca proprio la base per fare qualsiasi scelta. Quindi io penso che, anche perché poi l'altra domanda, no, è come possiamo difenderci dal controllo, da questa roba qua. Secondo me, al di là, sì, metti lo scotch sul computer, io ce lo metto sulla webcam, perché sono sempre cose, cerca di non accetta i cookie, fai queste cose qua, ma insomma sono irrisorie, perché non so, significano davvero niente. La difesa più valida è esserci, cioè prendersi, allenarsi, anche fare queste cose, che ne so, ogni tanto semplicemente smettere di pensare, guardarti intorno, piano piano scattano delle cose, anche leggere, per esempio, è una di quelle cose, se si legge un libro valido, perché se leggiamo
Le stronzate no, non è uguale purtroppo, non è la stessa cosa, non è leggere se è un'attività per appunto staccare la spina, come si dice, appunto stacchi la spina è un'altra cosa, se invece ti impone quella concentrazione perché c'è una complessità ragionevole, riesci a essere in te. Se io almeno per esempio quest'estate ho letto un sacco di libri, ero un'altra persona, prima non riuscivo a leggere, comunque è difficile leggere. Perché serve attenzione, l'attenzione è diventata, cioè, tra l'altro è una delle materie prime insieme ai dati, no, più preziose, è difficilissimo ottenere l'attenzione, è difficilissimo stare attenti, è difficile concentrarci, siamo, non so se anche a voi succede o se sono io che sto invece vivendo una deriva psichiatrica e mi illudo di proporla come un pensiero politico, ma... Mi pare che sia un po' così. Vabbè, da un'ora nessuno guarda il cellulare, quindi si è creato. Già siamo. In una zona autonoma, ma c'è qualcuno che ha letto il libro e vuole scusa, fare. Volevo vedere, scusa, allora, ecco, perché a proposito del guardare il cellulare. C'è il treno sempre. Io ho un treno. No, io direi facciamo un'altra domanda, che sono le 9:30, perché così possiamo fare firmacopie. Ah sì, perché lì potete acquistare il libro e anche ovviamente... Fare il selfie per Facebook. Per i poster, insomma. Perché secondo me è meglio contraddirsi immediatamente piuttosto che contraddirsi dopo una settimana, esatto, no? Infatti. Che più soddisfazione. Quindi se vogliamo fare un'altra domanda, se quelle di Francesca sono finite, no, oppure chiudiamo così. Le ha già finite perché io ho parlato anche troppo forse. No, si è andata benissimo. Com'è andata? No. Volete fare una domanda? Intelligente però. Una proprio. Cosa possiamo fare? Dai. Ecco, guarda, un volontario. Due autografi dopo. No, semplicemente questo. Il microfono. Anch'io sono tra coloro che pensano che la tecnologia non sia un errore in sé. Come la utilizzi è importante. Però, siccome ho i capelli bianchi, ho anche capito che è vero solo in parte. Andava bene, per esempio, quando i robot alla Fiat hanno sostituito i verniciatori, no? Che era anche un lavoro dannoso. Erano anche contenti loro di averlo cambiato quel lavoro. Il problema è che dopo è finita lì, cioè nel senso che superata quella fase ne è cominciata un'altra. E quella che hai descritto tu, che descrivi tu nel libro, da quello che capisco, non l'ho letto, da quello che capisco, tu non hai cambiato idea sul fatto che dipenda dalla tecnologia come la si usa. In realtà, secondo me, arrivati al punto in cui siamo, con l'utilizzo che se ne può fare, non è neanche più vero che se noi smettiamo di lavorare e ci sono le macchine che lavorano per noi, che è una bella cosa, sarebbe bello, teoricamente. In realtà, per fare una roba del genere, mi viene in mente che contraddiciamo totalmente la coscienza del fatto che il pianeta non sostiene più un sistema che spreca l'energia per lavorare al posto nostro. E su questo non è una cosa di poco conto. Mi ha fatto cambiare idea, perché anch'io la pensavo come te sulla tecnologia, la penso come te, ecco, perché non è che sono in fase di elaborazione. Però questa cosa non è più sostenibile. Non so, sinceramente, perché la tecnologia, in che senso? Perché l'intelligenza artificiale consuma, ChatGPT consuma un botto, consuma 3 milioni al minuto di energia, però far lavorare le macchine non credo che necessariamente, non so rispondere, non me l'ero posto questo problema. Ad ogni modo, appunto, sì, cioè la tecnologia dipende da come la usi, numero uno, cioè innanzitutto usarla e non farsi usare è già una cosa, quindi approcciarsi, cioè
quando sentiamo quel fremito che è palesemente una sensazione di dipendenza, per cui va a prendere il cellulare non perché ti serve a te, ma perché ti devi dare un tono, perché devi, perché non sai che fare, perché non vuoi pensare, perché tutta quella roba là, sarebbe meglio resistere a quelle pulsioni se ci si riesce. Ma la tecnologia non è che dipende da come la usi, dipende da chi la produce soprattutto, non da come la usi, dipende da chi la produce, perché chi la produce la programma con delle finalità. Quindi la tecnologia deve essere democratica, cioè dobbiamo essere noi che decidiamo che sviluppo deve, in che direzione deve andare la tecnologia, a che cosa deve servire, visto che appunto possiamo progredire in qualsiasi direzione. Se decidiamo di smettere tutti di lavorare, si può fare, non so, dal punto di vista energetico, sinceramente, insomma, ci sarà uno degli esperti che valuteranno. Una domanda non era male, non mi infilo perché sennò mi tengo fino a dopodomani. Ne volete fare un'altra, vuoi dire? Siccome ho visto uno molto... Eccola. Dai. Poi andiamo perché sennò perdo il questo treno. Questo riguarda proprio te, stai già preparando, hai qualche idea di un nuovo film? Ce ne ho parecchie, sì. Siamo tornati alla nota dole. Sì, sì, devo trovare dei produttori, non è fa. Io sono particolarmente non portata per cercare produttori, ma sì. Però in qualche modo mi arrangio davvero, sì. La prossima devo fare un film, assolutamente, lo so. Poi però andatelo a vedere. Quando ho fatto Spin Time, ci siete andati a vederlo? Non lo so. Ma questo è come succede spesso. Perché tutti dicono... Fai un film e poi vorrei... esce, manco lo sa. Sono solidale perché a me dicono tutti ci vorrebbe una sinistra seria, coerente, eccetera, poi esatto, poi uno guarda solo il mainstream, se non passi su Rai 1 non andate esatto. Al cinema, così no, vabbè, no, sì, o qualche volta, adesso mi sa venerdì ci vado, ci vediamo venerdì. Dai. Sabina Gruzzanti, grazie. Grazie a voi. Lavorare meno, lavorare tutti. Espropriare Elon Musk e fare i pannelli solari. Per il resto ci sentiamo dopo. La festa continua. Adesso ci sarà un incontro in cui parleremo di queste cose con il sottoscritto Luigi De Magistris, Marta con noi altri, e poi c'è Angelo Dorsi insieme ai gang sempre qui che farà lo spettacolo, un Gramsci mai visto. Grazie a tutte e tutti.